candidato unitario del centrodestra a Bari è Fabio Romito, avvocato e dottore di ricerca e oggi consigliere regionale per la Lega. L'ingresso nel mondo della politica a soli 21 anni quando venne eletto consigliere a Bari nella circoscrizione Piccone-Poggiofranco. A 25 anni è diventato il più giovane assessore d'Italia. Romito per queste amministrative può contare su 10 liste: Romito sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti, Nuovo Partito Socialista Italiano, Noi Moderati e Riprendiamoci il Futuro, UDC, Prima l'Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e Invalidi, Giovani Insieme. Fabio, che tipo di campagna elettorale è stata questa? Una campagna elettorale passata fra la gente, quindi la più bella in assoluto. Siamo stati nei mercati, siamo stati nelle associazioni, siamo stati ovunque, in tutta la città di Bari. Credo una media di 300 km al giorno percorsi, quindi non abbiamo fatto altro che rincontrare tutti gli amici che in questi 15 anni di attività politica mi hanno sempre sostenuto e non mi hanno mai fatto mancare il loro affetto. La campagna elettorale si fa tra la gente, ma si fa ogni giorno dell'anno, tutti gli anni, non soltanto i due mesi prima delle elezioni, perché i cittadini baresi ricordano perfettamente chi c'è stato e chi c'è. Ora vorrei entrare con te nel vivo del tuo programma elettorale, partendo da quello che è il tema della sostenibilità, un tema molto importante e all'attenzione appunto di tutte le agende in quest'ultimo periodo. Rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale di Bari, in che modo il vostro programma si muove? Intanto il primo dato è quello della concretezza, perché mentre il centro-sinistra diceva nel 2019 che avrebbe piantato a Bari 100.000 alberi e lo ripete oggi nel 2024, quindi o li sono avanzati 100.000 alberi o probabilmente stanno prendendo in giro i cittadini baresi, noi abbiamo in mente un progetto molto chiaro sulla sostenibilità. In primis favorire la costituzione di comunità energetiche in città. In secondo luogo dobbiamo riuscire a coprire tutti gli edifici pubblici con pannelli fotovoltaici per renderli autosufficienti da un punto di vista energetico, rigenerare il nostro parco mezzi comunali, dall'AMTAB alle auto del comune, per cercare di rendere più mite l'impatto ambientale di questi mezzi. E in quarto luogo noi dobbiamo realizzare almeno 3 nuovi parchi urbani in città. Il nostro modello di parco urbano non è quello del Parco Rossani, dove c'è una distesa di cemento, molte panchine e qualche albero. Noi abbiamo un'idea diversa di parco urbano, l'abbiamo presentata alla città. Ecco, rispetto al PUG, un po', il piano urbanistico generale, in che modo intenderete utilizzare questo strumento? Innanzitutto lo utilizzeremo, perché mentre il centro-sinistra negli ultimi 10 anni ha dichiarato che avrebbe approvato il PUG e non lo ha mai fatto, noi intendiamo approvarlo dopo averlo attualizzato. Questa attuale versione costata ai cittadini baresi circa 600.000 euro e ferma al 2016, va attualizzato, va rivisto e bisogna metterlo in campo, perché attraverso il PUG noi possiamo immaginare la Bari del domani, una Bari che debba essere verde. Oggi siamo penultimi in Italia per metri quadri verde ad abitante, 9,32 contro per esempio i 34 di Reggio Calabria. Dobbiamo realizzare più residenze, perché a Bari i cittadini non sanno più come acquistare casa e non hanno più una casa da prendere in affitto perché i costi sono diventati esasperati. Dobbiamo realizzare almeno 3 alberghi importanti per aprirci a un turismo congressuale che porta PIL in città e che oggi è assente, e dobbiamo realizzare alloggi per le famiglie. Oggi 2.500 famiglie baresi aspettano un alloggio popolare. È assolutamente indecente. Il social housing, che funziona in Italia, in tutta Italia da molto tempo, a Bari è ancora una chimera. Noi intendiamo, attraverso il PUG, affrontare tutti questi punti. Rispetto a quello che sarà Bari, sicuramente c'è una politica industriale che deve essere rivista, se rivista, le chiedo, alla luce del fatto che chi investe ha necessità di sapere cosa accadrà. Ecco, rispetto ai rapporti che esistono con il consorzio ASI, in che modo voi intendete posizionarvi? Noi dobbiamo rivalutare la nostra zona industriale. Oggi è una cattedrale nel deserto, dove non ci sono servizi, la viabilità è assolutamente insufficiente, non abbiamo prospettive per i nostri imprenditori. Basti pensare che l'unica infrastruttura che il comune ha realizzato nella zona industriale è una pista ciclabile
pazzesca, dove se un ciclista la dovesse mai percorrere rischierebbe la vita. Io ci sono passato recentemente per realizzare lì un video elettorale, un tir mi stava sostanzialmente facendo saltare. Quindi non è quello il modello di zona industriale, che passa invece da una governance attenta e qualificata. L'attuale presidente dell'ASI è stato già presidente dell'AMTAB, non aveva brillato per capacità in AMTAB, giustamente la sinistra lo ha promosso all'ASI. Abbiamo visto negli ultimi giorni che addirittura ha subito un pignoramento di quasi 400.000 euro per tasse non pagate. Non è il migliore esempio che noi diamo ai nostri imprenditori che invece le tasse le pagano, quello di dotarli di un management non qualificato e non all'altezza. Dobbiamo parlare con le imprese, perché se stanno bene le imprese sta bene la nostra città. Se investiamo nella nostra zona industriale daremo opportunità di lavoro ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. Il comune deve fare la sua parte e gli imprenditori devono sentirsi parte privilegiata col comune di Bari, almeno sotto il profilo del dialogo e delle iniziative da mettere in campo. Fino ad oggi non è stato così, tanto è vero che nella zona industriale c'è grande disaffezione nei confronti del comune di Bari, c'è grande senso di abbandono. Noi dovremo ripartire anche da lì. Tema sicurezza è un tema che sappiamo in prima battuta non compete all'amministrazione comunale, però in qualche modo può agevolare questo. In che modo intenderete garantire sicurezza e legalità ai cittadini? Questo è quello che ci hanno fatto credere il PD e la sinistra che ha governato a Bari per tutto questo tempo, perché invece la sicurezza è un tema del comune e certamente un tema del sindaco. Io intendo assolvere al compito del primo cittadino di garantire la sicurezza dei baresi e lo farò. Come? Utilizzando in maniera diversa la polizia locale. Oggi abbiamo più di 700 donne e uomini che sono impiegati esclusivamente per fare multe, 264.000 multe in un solo anno. Io intendo invece utilizzare la polizia locale dotando i nostri uomini e donne di strumenti amministrativi e tecnologici per presidiare il territorio attraverso la costituzione di tre nuclei: un nucleo antidegrado e anticriminalità, un nucleo antispaccio e il nucleo dei vigili di quartiere, che già esistevano tanto tempo fa e che poi purtroppo abbiamo perduto. Bari ha bisogno di essere presidiata, ci sono intere zone di Bari, Piazza Umberto, Piazza Moro, ma anche in periferia, che ormai sono terra di spacciatori, di parcheggiatori abusivi, di estorsori. Noi dobbiamo riprenderci il nostro territorio, per farlo abbiamo bisogno di uomini e mezzi, li abbiamo già a casa, è la nostra polizia locale, va utilizzata in modo diverso rispetto a come la sinistra l'ha utilizzata fino ad oggi. Esempi virtuosi ce ne sono in tutta Italia, da Rimini a Parma, a Milano, abbiamo esempi infiniti di quando la polizia locale viene utilizzata anche per presidiare il territorio. Soltanto a Bari ci hanno raccontato che la polizia locale deve fare solo i verbali. Per me non è così e lo dimostreremo ai cittadini baresi nei primi 6 mesi di governo cittadino. Ultima domanda legata allo scandalo giudiziario che ha investito Palazzo di Città: in che modo, qualora appunto lei fosse eletto sindaco, proverà a risollevare proprio Bari? Quello che è successo nella nostra città, che è gravissimo ed è drammatico, ci restituisce un'idea. Bari non può permettersi 5 anni di centrosinistra, Bari non può permettersi neanche altri 5 mesi di centrosinistra, perché quello che è successo perché la politica ha omesso di controllarsi e di controllare. Noi abbiamo avuto un'azienda, l'AMTAB, che attualmente è commissariata. Questo perché? Perché l'assessore al ramo e perché i dirigenti che dovevano controllare quello che accadeva in AMTAB evidentemente non lo hanno fatto, non lo hanno fatto a sufficienza. Io intendo assumermi la responsabilità di quello che succede in città, di quello che succede nelle aziende. È troppo facile dire non dipende di me, dipende da terzi, perché tutto quello che accade di buono e di negativo in città invece deve essere responsabilità del sindaco ed è una responsabilità in cui io intendo assolvere. Per esempio costituendo un assessore alla trasparenza e alle aziende partecipate, tecnico, magari un magistrato, che possa dare sia a Bari che alle nostre aziende un'idea chiarissima di quello che per noi vuol dire merito, trasparenza e rispetto delle norme. Ma questo deve venire dal sindaco, questo impulso deve venire dal sindaco. Dobbiamo abbandonare tutte quelle idee elettorali per le quali i portatori di voti sono necessari e indispensabili per vincere le elezioni. Noi abbiamo costruito delle liste con tantissima gente alla prima esperienza,
professionisti, giovani, studenti, donne, che probabilmente non avranno bagagli elettorali importanti come quelli del PD, ma che possono garantire alla nostra città trasparenza, rinnovamento e qualità nell'azione amministrativa. Noi abbiamo avuto per lungo tempo 36 consiglieri comunali eletti, dei quali intervenivano nelle discussioni in aula probabilmente in 5 o 6. Io ero fra questi 5 o 6. Bari non si merita questo. Bari si merita molto di più e si merita la nuova stagione rappresentata dal centrodestra. In chiusura l'appello al voto, soprattutto se vuole rivolgersi al cosiddetto partito degli astensionisti che forse un po' sta preoccupando. Io dico ai cittadini baresi che nella prossima settimana, l'8 e 9 giugno, avranno un'opportunità, quella di scegliere da che parte stare. Se per i baresi Bari è una città pulita e i cassonetti stradali sono decorosi, se per i baresi Bari è una città sicura e si può camminare per strada senza avere il timore di essere aggrediti, se per i cittadini baresi Bari è una città che da un punto di vista del commercio, delle attività produttive, delle aziende sta andando nella direzione giusta, dimenticandosi le mille attività chiuse in questi 10 anni, i cittadini baresi, se per loro tutto questo va bene, possono votare per il centro-sinistra. Se al contrario, come credo io, Bari può e deve fare tanti passi in avanti per arrivare ad essere la capitale del Mediterraneo che noi abbiamo in mente, c'è soltanto un'opportunità, quella di votare per il centrodestra che si è rinnovato sia da un punto anagrafico che da un punto di vista delle storie dei suoi rappresentanti e che sta dimostrando alla città di Bari di essere un centrodestra credibile, in contatto diretto con il governo nazionale, e questo è un altro punto importantissimo per la nostra città, avere un feedback immediato con i ministri e col Presidente del Consiglio Meloni, e evidentemente per riuscire a realizzare questi obiettivi c'è soltanto una strada, quella di avere coraggio, ed è quello che io chiedo ai cittadini baresi, di credere nel nostro progetto politico, perché io ho 36 anni, da 15 faccio attività politica nella mia città e se ho deciso di candidarmi sindaco di Bari è perché io amo Bari, io amo la mia città. Era molto più comodo per me continuare a fare il consigliere regionale, ma io credo che nel momento più difficile della nostra città tutti dobbiamo sentirci responsabili del futuro di Bari. Io vi chiedo di avere fiducia in noi. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon voto, in bocca al lupo. Crepi.